Bentornati amici, anche questa sera una gustosissima ricetta, questa volta un piatto che possiamo definire nazionale perché nelle varie versioni si può mangiare in tutta Italia. Sto parlando naturalmente di pasta e fagioli. Io farò la ricetta secondo la versione che faceva mia nonna quando ero bambino, che era l'unico piatto di pasta e fagioli che mangiavo quando li cucinava appunto mia nonna. Userò il guanciale, in molti altri posti d'Italia si usa il prosciutto crudo, in altri il cambuccio. Io appunto utilizzerò il guanciale, vi faccio vedere il procedimento che metto in atto. Dai, seguitemi, mi raccomando però iscrivetevi al canale, dai, fatemi questo favore. Abbiamo 90 g di pasta, in questo caso di talone. Poi abbiamo 70 g di passata di pomodoro, 60 g di guanciale, un trito di cipolla, sedano e carota. Abbiamo un peperoncino opzionabile, uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino che andremo a tritare. Poi abbiamo una fogliolina di alloro già tritata, olio extravergine d'oliva, sale, pepe nero e naturalmente circa 60 g di fagioli. L'abbiamo tenuti in acqua per 12 ore, adesso dobbiamo farli sbollentare per almeno un'ora e mezza. Cominciamo a tagliare il guanciale. Pasta e fagioli senza guanciale non è tale. Una versione prevede il prosciutto crudo, o meglio il gambuccio. Io, come ho detto, la versione che faceva mia nonna ci metteva il guanciale. Era l'unico modo in cui io mangiavo pasta e fagioli. Adesso tritiamo un pochino di rosmarino, non serve tanto, per una porzione. Stessa cosa col peperoncino. Ricordo, il peperoncino è facoltativo, a seconda dei gusti. L'aglio invece lo lasciamo così. Ci possiamo trasferire sui fornelli adesso. In questa pentola stanno bollendo da circa un'ora e mezza i fagioli borlotti. Mancano 8 minuti alla fine del tempo preposto. Nel frattempo, in una pentola dal fondo spesso, metto un pochino d'olio extravergine d'oliva e ci versiamo il nostro trito cipolla, sedano e carota. Un paio di minuti che il soffritto sta andando, aggiungiamo anche il guanciale. Dopo
facciamo rosolare per bene, quindi altri 3-4 minuti. Mettiamo anche il nostro aglio così schiacciato. Adesso spegniamo sotto i fagioli e li aggiungiamo qui al soffritto. L'aglio ha fatto il suo dovere, quindi prima che brucia lo togliamo. L'acqua dei fagioli adesso ci servirà per coprire il tutto. Andiamo con la salsa. Sempre fuoco basso, mi raccomando. Regoliamo un pochino di sale, poco perché abbiamo il guanciale. Lasciamo andare per 4-5 minuti. Mettiamo il peperoncino. Andiamo anche con una macinata di pepe nero. Ricordo che stiamo facendo la pasta per una porzione, quindi ecco perché vedete una misera porzione di fagioli. Io personalmente me ne mangerei un chilo, ma dicono che non si può. Adesso prendiamo una parte del nostro composto e con un frullatore a immersione andiamo a frullare il tutto. Aggiungiamo anche un pochino di acqua. Questa cremina la aggiungeremo alla fine per rendere il tutto più cremoso. Circa 10 minuti sono passati, adesso copriamo, anzi, prima versiamo la pasta e poi copriamo il tutto con l'acqua dove abbiamo cotto i fagioli. Naturalmente è inutile che ve lo dica che deve essere tutto ben coperto, e questo per tutto il tempo di cottura della pasta. Alla bisogna aggiungeremo ancora dell'acqua. Il tempo di cottura della pasta sono 10 minuti. La pasta è arrivata a cottura, quindi spegniamo il fuoco. Ultima mescolata, come potete vedere l'acqua si è ritirata. Adesso versiamo la nostra cremina che abbiamo frullato precedentemente.
un pochino ancora di acqua di cottura dei fagioli, aggiungiamo il rosmarino triturato e un'ultima mescolata. Assaggiamo soltanto se va bene di sale, non si può mai sapere. Un altro pochettino ce lo metto. Adesso non dobbiamo fare altro. Coprire e lasciare per 2-3 minuti, poi impiattiamo. Ancora un pochino di olio a crudo e il piatto è pronto. Pasta e fagioli. Adesso bisogna soltanto assaggiare. Il profumo promette bene. Scotto un pochetto. Dovevo aspettare un pochino. Oh, vabbè, riesco ancora a parlare. Sicuramente le nonne la facevano meglio, ma non è venuta malaccio, dai. È passabile, è buona. La pasta è cotta bene al dente e i fagioli sono venuti molto bene, rispettati i tempi di cottura. Signori, vi do appuntamento alla prossima ricetta, vi auguro buona serata e buon appetito.